Nicolò Mannino, presidente del Parlamento della Legalità Internazionale. Oggi un importante incontro qui a Penne per non dimenticare. Non dimenticare intanto le ferite, il pianto, la disperazione di chi si è visto un giorno tremare la terra sotto i piedi. E quindi noi come Parlamento della Legalità Internazionale già il 21 marzo a Roma, presso il Palazzo dell'Aeronautica, Casa dell'Aviatore, col sottosegretario alla difesa, il generale Rossi, abbiamo proposto di attenzionare Penne, attenzionare l'Abruzzo, per portare tutto quello che è la solidarietà, l'affetto, la gioia. E quando abbiamo parlato con il sindaco che era presente a questo incontro, abbiamo detto: perché non insediare l'ambasciata della rinascita proprio in questo meraviglioso comune? E vi devo dire con gioia che ne ho pure parlato con Maria Falcone, sorella di Giovanni, che fa pure lei parte sostenitrice del Parlamento della Legalità Internazionale. Io sono venuto qui con una sorpresa, la sorpresa di portare a tutta la comunità di Penne il premio Memorial Giovanni Falcone firmato da Maria Falcone. Tutto questo ci fa comprendere che nessuna notte potrà mai essere così lunga da impedire al giorno di ritornare. E allora crederci, perché sei un uomo, non tanto per i titoli che tu porti. E stare qui ci riporta a degli eventi drammatici. Oggi invece siamo qui per qualcosa di più, positivo e lieto, che è quello di trasmettere, come avevo detto, a queste giovani generazioni un messaggio di speranza per il futuro. Abbiamo voluto fare questa festa perché comunque per noi è una festa stare qua con tutti questi ragazzi di tutti e quattro gli istituti che sono presenti qua a Penne per ricordare questo 25esimo anniversario delle stragi di Falcone e Borsellino, proprio per dare un simbolo di continuare comunque nel segno della legalità a dare anche un segno di speranza a questi ragazzi che dopo questi mesi così brutti durante l'inverno con la neve e con il ricordo di quello che è successo dobbiamo comunque continuare a dargli un pochettino una rinascita, come appunto abbiamo deciso di intitolare questo palazzetto dello sport.